Ciao a tutti, bentornati. Finalmente si è conclusa l'API, Associazione Pokémon Italiana. Il torneo con 8 squadre capitanate da un tot numero di eminenze o giocatori famosi nella community. E dopo i playoff svoltesi tra le prime quattro, finalmente i Red Bull Bulls si sono portati a casa il titolo di campioni. Ma vediamo prima di analizzare la squadra dei campioni, prima analizziamo la mia squadra, perché ebbene sì, anch'io sono stato uno dei capitani, uno degli otto. Purtroppo in questo grande torneo è mancata, diciamo, l'eminenza, ovvero il pezzo grosso, ovvero il pardo, non ha fatto da capitano. Però diciamo che ha fatto una specie di presidente, poiché ha messo a disposizione il proprio canale per dare spazio a queste partite tra giocatori che sono una cosa fondamentale. Partiamo subito. Questi che vedete accanto a me sono alcuni dei giocatori che ho avuto a disposizione nei Toronto Grassium. Vi posso far vedere solo i maggiorenni, ovviamente. E si parte da in alto a sinistra Leonardo Buonanomi, Luca Lusignoli, Ugo Urtatli, Lorenzo Alemagna, Gianluca Grassi e Francesco Puzzone. Gianluca Grassi, che non ha giocato ma ha fatto da vice capitano, ecco lui che gestisce Altopiano Blu, o comunque sta dietro ad Altopiano Blu, sta dietro anche a Missy Water come moderatore. Quindi è stato molto ma molto utile come organizzatore, come vice. Gli altri sono stati tutti giocatori, ovviamente mancano all'appello Giorgio Orlandi, Francesco Pero, che tra l'altro era alla Team Acqua Academy e è migliorato un casino, Luca Ciribelli, Alvaro Malage, come cavolo si pronuncia il tuo cognome, Alvaro non me lo ricordo, so solo che sei una bomba, e poi Lorenzo Semeraro, un nome che ai più è ancora noto. Il bello di questo torneo è che si è creato davvero un ottimo gruppo, una situazione clamorosamente buona per testare e scoprire nuove cose. E una situazione in Italia ottima per il metagame, perché comunque io qua sotto vi metto il link, voi potete vedere tutti i replay di tutta questa API. Quindi, se voi volete vedere cosa giocano i top player in Italia, nei tornei in Italia, tra di loro, vi prendete tutti i replay, ve li guardate e avete a disposizione tutta questa cultura che è stata messa lì. Siamo in avanti in una maniera clamorosa grazie a questo torneo, perché proprio la nostra cultura si può cliccare, si può toccare, si può studiare. Gli altri paesi non hanno una cosa del genere, non hanno una guida del genere. Vabbè, gli altri paesi non hanno neanche un canale come il mio dove vi posto tutti i team utilizzabili. Ma tornando a noi, dopo avervi parlato di questa Toronto Grassium, che tra l'altro continua a esistere dopo il torneo, nonostante non siamo riusciti per un punto solo ad arrivare ai playoff, parliamo anche dei vincitori. Allora, innanzitutto parliamo delle due semifinali, ovvero Snorlax contro Squirrels e Hammers contro Bulus. Come vedete, le partite vengono vinte tutte 3 a 2, difficilmente si aveva un risultato schiacciante da una parte o dall'altra. Persino Toronto Grassium, visto che nei gironi si poteva anche pareggiare, abbiamo fatto un sacco di 3 a 3, perché comunque le partite tra di noi, diciamo, erano molto tese, perché ormai i team stavano iniziando a essere sempre magari gli stessi, quelli utilizzabili, il metagame si stava formando, quindi diciamo che il livello era davvero alto. I Bulus hanno vinto contro gli Armers, gli Snorlax capitanati da Gavelli e con dentro Simone Sanvito e Riccardo Appamea, poi sono stati sconfitti dai Red Bull Bulus che vediamo adesso. Come potete vedere, il primo capitano che ha vinto l'associazione Pokémon italiana è Mark Duo, ovvero, se ve lo ricordate, è il giocatore con cui ho fatto il video sull'NPA, colui che insieme a Marco Statter e Wolfie Glifk si è dato da fare, ha vinto l'anno scorso l'NPA, ha iniziato a migliorare,
sotto l'influenza di questi altri giocatori e ha portato la propria esperienza dall'America in Italia, perché comunque. Perché no, io sono un giocatore esperto di NBA, so come ci si prepara, so come si counterteamano gli avversari, so che ricerca si fa, so come ci si comporta. Intanto me lo vinco io, magari gli altri imparano e magari il prossimo anno mi offrono uno scontro degno di nota. Ma intanto diamo onore a chi lo dobbiamo dare. Perché Mosca VGC non solo era il manager, ma grazie ai 20 crediti utilizzati all'inizio, Mark ha scelto di far giocare il proprio manager. Quindi io vi dico tutti i nomi dei giocatori perché questi sono i loro soprannomi su Showdown. Mosca VGC ovviamente Matteo Moscardini, Onyx è Alessio Astrea, Axel è Leonardo Guida, ciao Leo. Tecnarca Riccardo Rispoli che è riuscito a strappare la vittoria per i Bulls vincendo sul 2-2 una best of 3 contro Simone Sanvito. Sono due giocatori che si conoscono molto bene, sono molto amici, hanno giocato un sacco di volte e per Riccardo vincere quest'ultima partita è stato davvero un passo avanti per schiacciare in faccia a Sambi questa cosa, no vabbè, ciao Sambi. Andiamo avanti, Clifford, Gigiotto Schiavone, ciao Gigiotto, si tratta di Paolo Rivella, Mendonça è Federico Schemin, Polpo è Luca Marcato, Jay Coleridge invece si tratta di Jacopo Nannini e infine il Teo, che non si tratta altro di Matteo Barin. Questi giocatori si sono dati da fare, hanno portato a casa un sacco di punti, molta solidità, sono riusciti ad arrivare in fondo a farsi valere e io vi invito sotto il link che vi do ad andarvi a studiare tutti i replay che sono disponibili perché comunque qui si parla di un'enciclopedia pazzesca di competitivo, perché qui abbiamo un torneo tra di noi chiuso e fatto solo per noi, cioè ragazzi, questa qui è una roba clamorosa. Se non andate a vedervi questi replay su Showdown, avete qualche rotella che non va. Comunque, io vi ringrazio dell'attenzione, ringrazio ancora una volta i Toronto Grassium. Faccio le mie congratulazioni a Mark, ma anche a Gioppi per essere arrivato in finale contro Mark. E vi rimando al prossimo video, che arriverà molto presto. Scusatemi, sono uno stronzo, non faccio video spesso, ultimamente ho poco tempo. Un bacione.